Era il 1992 quando si costituiva la banda musicale Città di Pizzoferrato, nata per volere del professore Giuseppe Casciato e del maestro Adriano Casciato, fratelli, entrambi diplomati al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e accomunati da una grande passione per la musica. Insieme, i fratelli Casciato rianimarono il vecchio sogno della banda musicale paesana, operativa già negli anni 20 del secolo scorso. Ammaliati dal fascino della musica, una cinquantina di pizzoferratesi, grandi e piccini, si affidarono ai fratelli Casciato, dando vita al nucleo originario dell'associazione che da allora non ha mai smesso di crescere, arrivando quest'anno a celebrare il suo trentennale. Come racconta il TG8 il maestro Adriano Casciato. 30 anni di banda cosa significano per Pizzoferrato? Per un paese piccolo come il nostro tanto, tantissimo, perché è una cosa difficile da costruire, da continuare, quindi per noi è una cosa grandiosa. La musica in un paese come questo ha anche una funzione sociale molto importante. Per Pizzoferrato è stato così perché poi ha cresciuto intere generazioni di pizzoferratesi. Sì, noi ci siamo già bande prime dal 1927, quindi c'è una cultura musicale. Siamo stati sempre un bel numero, attualmente sui 40, siamo tra i piccoli e i più grandi. Dai piccoli sono sui 6 anni, 6-7 anni. Più grande 54-55. E come si mettono d'accordo generazioni così diverse? È la musica che lega, questa è solo la musica, che lega tutti, è universale, una lingua universale, quindi non c'è bisogno di altre per unire altre cose, la musica. 1992-2022. Da allora sono passati 30 anni in questo piccolo paese dell'entroterra teatino a 1251 metri sul livello del mare, all'ombra dei Monti Pizzi e della Maiella, con il suo gigante di pietra che veglia sulla vallata e verso cui corrono le case del paese abbracciandosi alla loro torre. Patrimonio inestimabile, le bande musicali svolgono anche un'importante funzione sociale di aggregazione di generazioni diverse, rafforzando quel senso di appartenenza al territorio che è linfa vitale per i piccoli borghi dell'entroterra. Attualmente i circa 40 musicisti che suonano nel complesso bandistico portano avanti con orgoglio il nome di Pizzoferrato, partecipando a manifestazioni religiose e civili di grande importanza, sia in Abruzzo che all'estero, come il concerto al cospetto di Papa Giovanni Paolo II, a cui si aggiungono raduni importanti, tra cui quello internazionale del 2013 tenutosi a Giulianova. L'anniversario di questi 30 anni di storia è stato celebrato nei giorni scorsi con un raduno di bande del comprensorio, Tornareccio, Casoli ed Archi. Una grande festa che ha visto sfilare per le vie del borgo i componenti attualmente attivi della banda Città di Pizzoferrato, unitamente a quelli che si sono avvicendati dal 1992 e che così parlano della loro esperienza musicale. La banda di Pizzoferrato per me veramente significa tutto, a parte che ci faccio ancora parte orgogliosamente. Grazie alla banda poi ho continuato a studiare la musica, ho fatto il conservatorio. E questa è la banda che dà la possibilità di dare delle opportunità a delle persone che magari neanche lo sanno, che possono avere delle buone attitudini con la musica, insomma. Cosa ha significato la banda di Pizzoferrato? Attimi di vita e ricordi indimenticabili. Ho cominciato nel 1992, sono stato uno dei primi con il sax contralto. La banda è passione, è tutto per me. È una grande famiglia che continua nel tempo e meno male che dopo 30 anni ci rincontriamo in tantissimi. La banda di Pizzoferrato è storia perché ho iniziato quando avevo 8 anni. Famiglia perché ci sono i miei familiari e perché negli anni gli amici sono diventati famiglia, e passione. E poi significa comunità, perché la banda è per Pizzoferrato una comunità che va avanti da 30 anni. C'è chi della musica ha fatto una professione, chi come i gemelli Domenico e Gabriele, ultimi arrivati, rappresentano il rinnovamento a fronte di chi, pur non essendoci più, continua ad essere una presenza costante nel ricordo di tutti. Chi in famiglia si è passato il testimone, anzi il flauto traverso, da zia a nipote, e chi nella banda ha trovato l'amore e messo su famiglia. Cosa ha rappresentato la banda di Pizzoferrato per me è che quando ci siamo conosciuti e mia moglie, ecco qua il risultato. Questa banda è importantissima perché ha coronato anche un sogno d'amore. Sono felice di aver suonato in questa banda e sono felice del risultato riportato.